Gli ambienti marini costieri dell'arcipelago indonesiano sono una delle aree dove l'evoluzione ha messo in mostra tutta la sua creatività, dove nuove forme di vita sono nate per poi diffondersi in tutti i mari del pianeta. Qui ci immergiamo per studiare i cavallucci marini nella loro area di origine. Sono i più strani tra i pesci. Si muovono in posizione verticale, con il corpo protetto da placche ossee, capo cavallino articolato e una lunga coda prensile. Hanno sempre avuto una posizione di privilegio nella fantasia e nell'arte. Gli antichi immaginavano che trainassero i carri delle divinità marine e li raffiguravano come cavalli con le zampe terminanti in pinne. Partiamo alla scoperta di ippocampi, pesci ago e dei loro parenti più stretti. Sì, e facciamo in fretta, se vogliamo trovarne ancora qualcuno vivo. Il declino delle loro popolazioni nei mari del sud-est Asia, a seconda della specie, oscilla tra il 15 e il 50%. Andiamo con ordine. Cavallucci marini e pesci ago appartengono alla stessa famiglia, quella dei Signatidi. Il nome viene dalle mascelle fuse assieme in un tubo boccale allungato, la caratteristica principale che dà aspetto equino al loro capo. Gli occhi si muovono indipendentemente e inquadrano la preda in posizione frontale. Aprendo la bocca all'improvviso, risucchiano la piccolissima preda, di solito un crostaceo. Alcuni, come il pesce ago di Honshu, possono anche fare da pulitori di altri pesci. I pesci ago a bande nuotano vicino al fondo con movimenti serpentiformi e ondulazioni della pinna dorsale. La maggior parte delle specie preferisce spostarsi strisciando, a contatto col fondo. I cavallucci marini si servono della coda prensile per aggrapparsi a oggetti vari. L'immobilità li aiuta a non essere notati dai predatori. Addirittura sul loro corpo possono crescere alghe o idrozoi a perfezionare il mimetismo. A volte si incontra un esemplare giallo dorato, strano esempio di colorazione appariscente. Di solito è una femmina. Ci spostiamo nel Mediterraneo. Il romantico scenario del Golfo di Trieste sembra contagiare questi cavallucci nostrani che si scambiano tenerezze. Ecco un utilizzo alternativo per la coda prensile. Il loro sistema riproduttivo prevede che il maschio porti le uova fecondate in un marsupio ventrale. I piccoli già sviluppati e indipendenti sono espulsi dal padre con una serie di contrazioni che ricordano un parto. La mortalità nelle prime fasi di vita è ridotta, ma il numero di uova deposte è limitato. Per questo e per la scarsa mobilità, cavallucci e pesci ago sono molto sensibili al danneggiamento e allo sfruttamento del loro ambiente da parte dell'uomo. In più, in base alla convinzione errata che abbiano un potere afrodisiaco o comunque curativo di disturbi della sessualità maschile, oltre 20 milioni di cavallucci marini secchi sono venduti ogni anno in Asia per preparare tisane e farmaci tradizionali. Altrettanti cadaveri essiccati sono venduti in tutto il mondo come souvenir.
Almeno nella preparazione tradizionale il cliente sceglieva cavallucci grossi, adulti, ritenuti più efficaci. La vendita di farmaci confezionati consente di usare tutto quello che si può raccogliere, anche giovani e specie meno pregiate. I parenti più stretti dei cavallucci marini costituiscono un piccolo ordine, i segnatiformi, tutti caratterizzati dalla bocca a tubo. I pesci Pegaso, stranissimi pesci di fondo, sono probabilmente molto vicini alle forme ancestrali, preistoriche. A differenza dei loro parenti, abbandonano le uova nel plancton. Maestri nello scomparire, nel confondersi con l'ambiente, sono i multiformi pesci fantasma. Il patchwork di macchie colorate e appendici cutanee del pesce fantasma arlecchino lo rende invisibile tra i crinoidi. La femmina, vistosamente più grande del maschio, custodisce le uova in una tasca formata dalle pinne ventrali. Le pulsazioni ritmiche servono al ricambio di acqua. Si tratta di un'eccezione curiosa. Tra i pesci, normalmente è il maschio a occuparsi della cura della prole. Le larve, diafane dalle pinne allungate, andranno alla deriva per mesi prima di insediarsi vicino al fondo. Da questo momento la vita della fase adulta, consacrata alla riproduzione, è molto breve, anche meno di un mese. Altre specie di pesce fantasma si mimetizzano tra alghe e piante marine, imitandole nei minimi dettagli. Anche i pesci flauto sono segnatiformi, come i pesci trombetta, predatori di piccoli pesci che incalzano con movimenti lenti e ghermiscono all'improvviso. Muoversi all'ombra di un pesce istrice è un ottimo stratagemma per avvicinarsi non visto quando si è snelli. Qui un pesce trombetta cerca di passare inosservato confondendosi in un banco di pesci rasoio. Altri segnatiformi, specializzati nel nuotare a testa in basso. Un individuo giallo caccia associato a un pesce coniglio dello stesso colore. Scendiamo in profondità. La sistematica dei cavallucci marini ha ancora molti lati oscuri. La scienza è stata scossa negli ultimi anni da ripetute scoperte di specie piccolissime, i cosiddetti cavallucci marini pigmei. Per primo, nel 1970, è stato scoperto in modo abbastanza casuale l'Hippocampus bargibanti. Vive associato con la Gorgonia muricella,
su cui si mimetizza perfettamente e da cui si stacca solo per brevissimi spostamenti. È alto circa 2 cm e la pelle è ornata da verruche che riprendono la forma e il colore dei polipi della gorgonia. Studi recenti mostrano come il gruppo degli ippocampi pigmei si sia separato precocemente nella storia evolutiva dei cavallucci marini dalle specie di grandi dimensioni e abbia avuto una sua evoluzione parallela di cui conosciamo ben poco. Molti aspetti del loro comportamento sono sconosciuti. Le testate al vicino, interrotte all'accensione dei fari, fanno parte forse di un corteggiamento. L'ippocampo pigmeo giallo, già segnalato da alcuni fotografi come una probabile nuova specie, nel 2003 è stato denominato Hippocampus denise. Più sottile del precedente, più mobile, alto solo 1,3 cm, ha avuto per poco tempo il primato del cavalluccio marino più piccolo. Infatti, nello stesso anno a Bunaken, in Indonesia, una guida subacquea locale alla ricerca di nuovi soggetti vede muoversi tra colonie di idroidi un cavalluccio marino di cui dirà: era piccolissimo e sottile come una carta da gioco. L'ippocampo di Ponto, dal nome dello scopritore, con un centimetro scarso di altezza, è il cavalluccio marino e forse anche il pesce più piccolo del mondo. Affinando le nostre capacità di osservazione, sicuramente altre specie saranno trovate in futuro. Se il gruppo degli ippocampi pigmei è tanto antico, molte specie non descritte possono esistere ancora. La corsa al più piccolo è aperta. Almeno i piccolissimi non corrono rischi, per ora. Una data fondamentale. Finalmente, da maggio 2004, il traffico di tutte le 32 specie di ippocampo è regolamentato. I cavallucci marini sono tra i primi pesci a cui viene riconosciuto lo status, poco invidiabile, di specie minacciata. È un grande successo. Speriamo che questo riesca a contenere il massacro, che il loro traffico non diventi clandestino e incontrollabile. Almeno, ora che sono animali protetti, si fermerà la loro vendita come tristi souvenir? Riusciremo a fermare la strage prima che i cavallucci marini diventino un ricordo? Consegnati alla storia assieme agli dèi di cui trainavano il carro,